Oh, questa è l'ultima ripresa da Lanzo d'Intervia, abbiamo fatto un bel giretto. Ti sei ripresa? No, ti riprendo. Ah, stai riprendendo me? Con il laghetto finale. Cercavamo il laghetto, eccolo. Eccolo. Chissà se c'è qualche animaletto. Beh, le ninfe. Sì, un pesce, due pesci. Sì. Che bello. In fondo stanno facendo un po' di yoga in questo ambiente ameno. Sì. Veramente bello. E allora ci salutiamo. Non ho resistito a riprendere questo masso preistorico. Di quanti anni? 5.000 avanti Cristo. Quindi? 7.000. 7.000 anni di umanità che ci guardano. Toccatelo e ditemi se sentite qualche vibrazione. Io prima ho sentito la vibrazione. Io prima ho sentito un brivido nel pensiero che in questa zona 7.000 anni fa l'uomo faceva i suoi primi passi, l'Homo sapiens. Sì, mi sono posto la domanda dove viene questo sasso, sì, mi sono documentato. No, era l'uomo di 7.000 anni fa che se l'è posto. Ah no, l'uomo di 7.000 anni fa non se l'è posto. Ma questa è una zona dove ci sono massi erratici, perché questa era una zona di ghiacciai. E quindi il ghiacciaio poi sciogliendosi, avendo trascinato dei massi, alcuni massi sono trovati dove capitava, per esempio qua. Sarà? Hai dubbio. Ecco, a circa 500 metri da dove eravamo prima, siamo saliti in cima. Qua siamo in tutt'altra epoca. Siamo all'età del bronzo, quindi 1200-800 avanti Cristo. Fine età del bronzo, diciamo prima età del ferro, 800 avanti Cristo, e hanno trovato nel 1906, hanno trovato queste fortificazioni qua, quindi segno che da 7.000 anni fa a 3.000 anni fa l'uomo qua c'era. E pensate che differenza tra 7.000 anni fa, cioè tra i 5.000 avanti Cristo e il 1.000 avanti Cristo, l'uomo ha fatto questa differenza. E dal 1.000 avanti Cristo a oggi, che sono passati meno ancora anni, stiamo riprendendo con un aggeggio che mantiene le memorie. E se vogliamo essere ancora più precisi, da 2.000 anni c'è stata una evoluzione. E se vogliamo essere ancora più precisi, da 50 anni, anche meno, da quando è arrivato internet. E guardando questi alberi uno dice, ma tra 1.000 anni cosa sarà di diverso? Tutto, tranne, speriamo, la terra. Questa natura.